OnePlus 11 Pro, andiamo a effettuare il test di ricarica. Benvenuti amici pantalenews.com in questo nuovo video in cui andremo a effettuare il test di ricarica di OnePlus 11, l'ultimo top di gamma dell'azienda cinese che arriva con in dotazione un alimentatore da ben 100 watt, tanta tanta potenza per ricaricare la batteria da 5000 mAh. Come al solito andrò a effettuare questo test sempre con la batteria completamente scarica, non si riesce nemmeno ad accendere, e vedremo quanto impiega ad effettuare una ricarica completa la batteria da ben 5000 mAh dallo 0 al 100%. OnePlus afferma che occorrono dall'1 al 100%, insomma siamo lì, mi pare 27 minuti. Ovviamente noi non ci crediamo e andremo a testare. Per fortuna questi test con OnePlus sono sempre molto rapidi. Con OnePlus 10 Pro mi pare è impiegato 49 minuti, quindi questo con un alimentatore da 80 watt. In questo caso con un alimentatore da 100, con la stessa capacità della batteria, dovrebbe impiegare ovviamente meno. Scopriamolo! Dunque andiamo a effettuare il test. Come detto, abbiamo nella confezione un alimentatore da ben 100 watt, il cavo dati da USB di tipo C a USB di tipo A. Andiamo a inserire cavo USB e quindi l'alimentatore. Sono le 12 e 37 minuti. La ricarica è partita. Come si vede, lampeggia. E a questo punto non ci resta che attendere appunto che venga effettuata la ricarica, ripeto, dallo 0 al 100%, ma come dico sempre quando faccio questi test, non replicate a casa, le batterie non vanno mai portate allo 0%, le batterie a litio hanno bisogno di avere sempre una certa percentuale di carica, almeno il 15-20%. Come si vede si sta anche accendendo. Ha già raggiunto la capacità di carica in questi pochi secondi per consentirgli di accendersi. Attendiamo dunque. Con OnePlus si va sempre molto molto veloci. Sono passati praticamente, siamo passati 10 minuti e siamo già al 46% di carica. Veramente qualcosa di impressionante. Suppongo che le stime di OnePlus sui tempi di ricarica non siano poi così lontane dalla realtà. Comunque vedremo, bisogna sempre testare le parole dei produttori degli smartphone. Sono passati altri 10 minuti, quindi siamo a 20 minuti dall'inizio della carica e la batteria da 5000 mAh di OnePlus 11 è al 90%. Veramente interessante questo dato, perché ci indica che se si ha poco tempo, anche 10 minuti, praticamente si può caricare il telefono, non dico per tutta la giornata, però ovviamente questo è un test che ancora devo fare, quindi non posso stabilirlo, però insomma si avrà sicuramente una buona percentuale di carica per andare avanti per diverse ore. Ottimo. La stima che ha dato OnePlus sui tempi di ricarica di OnePlus 11 devo dire che è praticamente perfetta. In 27 minuti ho effettuato la ricarica dallo 0 al 100% della batteria da 5000 mAh con l'alimentatore in dotazione SuperVOOC da 100 watt. Ciò che è un dato molto interessante per capire quali sono i tempi di ricarica non solo dallo 0 al 100%, ma anche in generale quando si ha poco tempo per ricaricare, si fa di fretta, magari se per strada e si vuole caricare per 10 minuti il dispositivo,
si ha una capacità di carica notevole che ci consente di andare avanti ancora per diverse ore. Per capirci, dallo 0 al 46%, quindi un bel 46% di carica in soli 10 minuti. E altri 10 minuti per arrivare al 90%, quindi diciamo bene o male il primo 90%, c'è una carica del 45% di batteria ogni 10 minuti. Poi in 7 minuti l'ultimo 10% per arrivare quindi alla ricarica completa. Con i dispositivi OnePlus le ricariche sono sempre state molto molto veloci e con il passare del tempo questa velocità è aumentata in maniera incrementale fino ad arrivare a OnePlus 11 con una ricarica in soli 27 minuti. Ci tengo a precisare che all'inizio del video, quando il dispositivo, quando ho messo in carica il dispositivo, si è acceso, io poi l'ho spento per vedere effettivamente i tempi di carica nella migliore condizione possibile. È chiaro che con il dispositivo acceso, se si fa qualcosa, eccetera, potrebbero essere leggermente dilatati, ma non più di tanto, però è bene precisarlo. Ho notato che, ma è abbastanza naturale che avvenga, durante la carica lo smartphone tende a scaldare, non tantissimo, ma scalda, quindi attenzione a dove lo poggiate quando lo mettete in carica. Ripeto, nulla di preoccupante, però al momento ci sono temperature basse. D'estate magari con il caldo, l'afa più la temperatura che aumenta sul dispositivo, insomma, forse è meglio stare attenti. Bene, con questo è tutto. Vi invito al solito a iscrivervi al canale, a mettere like al video, a condividerlo, a iscrivervi anche agli altri social. Nella descrizione del video trovate tutte le informazioni social, a Google News, a Telegram per le offerte. Quindi avete tutte le informazioni anche per contattarmi nel caso vogliate anche sapere qualcosa in particolare di questo OnePlus 11. Che poi vi dirò o nei commenti oppure se è qualcosa di specifico nella recensione, ovviamente che arriverà a breve, o almeno spero, quanto più breve tempo possibile. Con questo è tutto, un saluto da Gianni Fiore e per il momento da OnePlus 11. Ciao!